è il primo candidato sindaco ufficiale per Castel Bolognese. Jacopo Berti si è presentato a stampa e cittadini. Sarà il candidato sindaco per la Lega e per la lista civica, prima Castello. Con la stessa lista, nel 2014, Berti raggiunse il 20%, ma quest'anno nel Carroccio, viste le ultime elezioni e i sondaggi di questi mesi, sono convinti di poter assestare la spallata definitiva al centro-sinistra. 26 anni, avvocato, Berti imposterà la propria campagna elettorale proponendo nuove norme per la sicurezza, sostegno per le imprese e agevolazioni per le realtà commerciali che apriranno nel centro di Castel Bolognese, la creazione di una rete turistica con Faenza, Riolo e Casula Valsegno, considerando insufficiente l'operato di IF. Il programma completo sarà da redigere con chi, in questi mesi, deciderà di sostenere la candidatura del giovane leghista. Come Lega Nord e prima Castello, partiamo dal presupposto che vogliamo cercare di fare una coalizione più ampia possibile per unire forze di centrodestra e forze civiche per cercare di dare lo scossone al comune di Castel Bolognese, visto che c'è un'occasione storica unica. Punteremo sui cavalli di battaglia che possono essere quelli della Lega, come la sicurezza e la lotta alla criminalità, per poi passare al territorio, quindi il rilancio del centro storico, l'evitare di far scappare le attività. La moria delle attività del centro storico, lo vogliamo fermarlo con attrattività nel centro storico oppure sgravi fiscali per le aziende che aprono. Ci sono tante piccole cose che si possono fare che invece non vengono messe in atto e che pensiamo si possono fare. Inoltre, la nostra è una battaglia politica all'interno dell'Unione dei Comuni. Sfrutteremo l'occasione di vincere paesi come Castel Bolognese, Brisighella e anche Solarolo per cercare di cambiare tutto quello che è all'interno dell'Unione dei Comuni, che al momento è governata dal PD, sei comuni, tutti e sei comuni all'interno dell'Unione dei Comuni sono in mano al PD, che può fare quello che vuole. Nel momento in cui la Lega o la Prima Castello o una lista che si può creare andrà a vincere uno dei comuni, l'egemonia del Partito Democratico andrà a finire, si potranno cambiare le cose per dare, diciamo, priorità agli interessi dei cittadini e non al partito. Hai toccato un problema forse principale di Castel Bolognese, il centro storico, la moria del centro storico, se ne parla da diversi anni, purtroppo ormai Castel Bolognese è diventato un paese di passaggio, un comune di passaggio, come quindi provare a rilanciare? Di certo non si rilancia creando centri commerciali nelle città alle porte o creando nuovi supermercati a Castel Bolognese. Il rilancio avviene solo dando la possibilità a chi ha delle attività di poter avere sgravi, di poter fare attività liberamente senza dover essere vincolato e avendo un comune che dà priorità agli eventi del centro storico e non si focalizza su quei pochi eventi che da 20-30 anni si ripetono nella stessa maniera, non creando attrattività, ma stancando le persone che tutti gli anni ci vanno. Secondo me una collaborazione fatta fra strutture ricettive del territorio, cultura e tutte le cose che ci possono essere sul territorio della Romagna Faentina creerebbe una maggiore attività sul centro storico e porterebbe persone. E nel momento che ci sono più persone si possono creare anche nuove attività nel centro storico e rilanciare il centro storico. Io adesso a breve chiuderanno altri negozi nel centro, sotto al portico, ci sarà sui quattro porticati attivi di Castel Bolognese solamente uno sarà effettivamente attivo perché gli altri sono in piena moria. Non possiamo pensare di diventare una città dormitorio con una piazza bellissima che non viene vissuta. Quindi, ripeto, i soldi che sono stati spesi per il rilancio del centro storico, che è semplicemente rifare la piazza, potevano essere investiti in maniera differente, rifacendo la piazza in un'altra maniera e incentivando, investendo sulle attività. Il Movimento 5 Stelle si sta organizzando a Castel Bolognese, non è ancora chiaro però se parteciperanno, chiederete in caso appunto loro non presentino un candidato, un appoggio, comunque una convergenza? La nostra idea è una, noi abbiamo messo le mani avanti sul candidato sindaco, perché sappiamo benissimo che al momento attuale la Lega ha i voti, lo sappiamo. A livello di esperienza politica nell'opposizione siamo in pochi ad aver avuto tutta questa esperienza nei consigli comunali. Noi mettiamo il nome del candidato avanti, poi le alleanze si possono fare successivamente. Noi adesso non siamo qui a presentare la lista, non siamo qui a presentare la Lega o Prima Castello, siamo qui a presentare Berti, candidato sindaco. Chi vuol partecipare al progetto, porte aperte, non cerchiamo carrozzoni politici, cerchiamo persone da mettere in lista per dare quel quid in più per cercare di arrivare alla vittoria, che la vittoria arriverà non solo tramite i voti politici, ma arriverà tramite le persone che avremo in lista. Il discorso fusione con Solarola è un discorso praticabile all'interno dell'Unione? Un discorso sia praticabile, sì, quella lì è la volontà della regione. La regione sta cercando di limitare il più possibile i comuni per aggruppare,
Solo che sarebbe una grandissima cavolata. Noi siamo stati i primi a schierarci contro alla fusione come Lega e come Prima Castello. Perché se all'inizio ti racconto la favola che ti arrivano tantissimi soldi, dopo la macchina non funziona più. Abbiamo visto già tante fusioni nel bolognese che sono già praticamente implose, non ci sono più servizi. Noi già abbiamo perso i servizi all'interno dell'Unione. Se andiamo ad unire i servizi persi con l'Unione con i servizi persi tramite la fusione, vuol dire avere un paese completamente morto. Quindi noi siamo completamente contrari.